Ich konnte nächsten Tag dann nochmals in einer Massenansammlung dabei sein und konnte den Traberhof mit hoch erhobenem Stock und frei verlassen. Die Frau Pave. La signora Bavai ha raccontato tantissime volte di quanto stava male suo marito. Ha avuto la sclerosi multipla e ha raccontato che in guerra è passato da un ospedale militare all'altro e che non era abile alla guerra. Poi la situazione è peggiorata. E alla fine della guerra hanno dovuto lasciare il loro paese e sono arrivati qui, a Rosenheim. Comunque aveva un grave handicap nel camminare. Quando si radeva, con un braccio doveva sostenere l'altro per riuscire a radersi. Andavo spesso da lei e avevo visto quanto fosse malato il marito. Riusciva giusto a spostarsi fra il letto e il tavolo. Gli si doveva sostenere la mano per poter portare il cucchiaio alla bocca. Era un uomo molto, molto malato, potrei dire moribondo, praticamente vegetava. Quando Erich Bavai, alla fine dell'estate del 49, viene a sapere degli eventi del Traberhof di Rosenheim, la moglie lo porta lì. Erano tutti e due in mezzo alla gente quando Bruno Gröning era qui e all'improvviso dicono: il signor Gröning se ne va. E allora lei è passata in mezzo a tutta quella gente in direzione della casa dove stava uscendo l'auto di Bruno Gröning e si è precipitata verso la macchina tendendo la mano al signor Gröning. Lui era in piedi nella macchina e ha teso fuori la mano. Signor Gröning, per favore, aiuti mio marito. E allora lui ha preso la sua mano e lei è poi corsa dietro alla macchina finché ce la faceva. E lui le ha detto: andrà tutto bene, abbia solo fede. Ich selbst verspürte in meinem Körper ein Strömen und darauf stellten sich allerhand Zustände ein. Es arbeitete im ganzen Körper. Ich möchte heute sagen, der ganze Kerl wurde umgekrempelt. Ich konnte nächsten Tag dann nochmals in einer Massenansammlung dabei sein und konnte den Traberhof mit hoch erhobenem Stock und frei verlassen. Mio marito mi mandava spesso un ragazzo dalla fabbrica, non avevamo il telefono, se doveva farmi avere qualche comunicazione. Così, non appena sentii bussare alla porta, dissi: sì, Max, entra pure. E mi ritrovai davanti il signor Bavai. Dissi: era lei che saliva le scale di corsa adesso? Ed egli disse: sì, ero io. E allora io dissi: ma non è possibile. E lui: sono guarito. E avrò molte difficoltà adesso. Devo andare da diversi medici, lo devo rendere noto. Mi sarà tolto il sussidio che ricevo per la malattia perché ora sono sano. Posso di nuovo svolgere un lavoro senza problemi. Eravamo ovviamente tutti senza parole. Also wir waren natürlich alle sprachlos. La testimonianza di successo del signor Bavai viene messa per iscritto al fine di documentarne il particolare sviluppo. Egli conferma sotto giuramento la propria guarigione. Più avanti diventerà uno stretto collaboratore di Gröning. I suoi disturbi non torneranno mai più.